Buongiorno a tutti. Allora, stavo sistemando, stavo cercando una cosa in un cassetto e ho visto che avevo un po' di orologi in giro. Ho detto, ma sì, faccio un video. Allora, questi sono orologi gioiello, ma vabbè, sono quelli che prendevo dai, non dai cinesi, ma dai, vabbè, insomma, da quei ragazzi al mercato. Comunque, no, forse questo è cinese. Anche vabbè, comunque questo farò un video poi, insomma, no, nulla di, cioè, questo l'ho pagato 5 euro. Non pensate che sia nulla di costoso. E no, invece vi faccio vedere gli altri, se riesco a tenere ferma. Allora, intanto vi faccio vedere quello che ho messo su, l'ho provato. Allora, che è appunto questo di Capital, che se mettesse a fuoco. Allora, questo ha, mi sono pentita, avevo il cinturino quello a maglie, come si chiama, insomma, e non so, si stava, forse un po' un pelo, no, è che si stava allargando, si smollava, cedeva, ogni volta che lanciavo qualcosa, facevo un movimento brusco, magari col braccio, mi sembrava che mi scappava fuori, quindi l'ho cambiato. Solo che, vabbè, ripeto, mi spiace perché non è che mi piace moltissimo questo. Ce l'ho ancora in giro quel cinturino. Mi sa che non mi sono tolta bene lo smalto. Sì, vabbè, e nulla, comunque questo, appunto. Poi, vabbè, mi faccio vedere questo che è di Wish, pagato 1 euro, 2 euro. Ma è comunque bellissimo perché, vabbè, in silicone. Sì. E è questo verde con il quale appunto ero inscimmiatissima. Questo l'ho comprato un paio d'anni fa, credo. Ma è proprio carinissimo. Quindi questo. Poi, allora, questo che mi hanno regalato. Allora, penso di non dire cavolate. Se dico di averlo messo. No, non averlo mai messo, no, non è vero. Mai messo no, l'ho messo, solo che a parte che vabbè, insomma, mi spiaceva perché va carino, sì, infatti comunque il cinturino è molle, quindi l'ho messo. E è bello, solo che vabbè, è delicatissimo perché poi qua è in plastica e quindi non. Sì, no, l'ho messo un po' di volte, sì, si vede che è un po' rovinato. Comunque, insomma, appunto questo qui della Swatch. Che è solo. Sì, questo è solo l'orologio. Avevo, ma ho ancora in giro col cinturino distrutto. Quello dello stopwatch. Che l'ho amato. Veramente l'ho cercato tantissimo. E l'ho amato all'infinito. Proprio è una cosa impressionante. Poi avevo anche. Allora, quando ero piccola volevo i flip-flop. Mai trovati. E avevo comprato quello della Benetton, che è in giro anche quello, sì. Devo andare a pescarlo. E però, appunto, questo è niente, questo è semplicemente orologio. Ma in giro anche quello stop, comunque, ripeto, distrutto, poverino, perché il cinturino è proprio distrutto. Ok, e quindi questo. Poi, allora, vediamo quale becco qua. Non lo so. Ah, allora, questi sono quelli di Rubini. Ma io credo fossero collezioni quando l'ho preso. No, è segnato. No, quando l'ho preso io. Allora, vi spiego. Questo l'ho comprato da questo e anche quello che vi faccio vedere da. Anzi, tutti e tre forse. Li ho comprati dal fotografo. Sapete che. Vabbè. Quando c'erano ancora le macchine, quando c'erano, ci sono ancora, però insomma, andare a fare sviluppare il volino e ti davano o i punti, tipo, sì, no, ma comunque qua è segnato, no, è sporco, vabbè, insomma, quando ti portava il negoziante, portava a casa le foto sviluppate, insomma. E nella busta con le foto e con i negativi c'erano appunto o i punti da raccogliere o i codici, insomma. E con, per dire, un tot di codici e un tot di, allora penso ancora lire, avevo preso questo che ho usato.
Questo sì. Poi vediamo l'altro. È questo, vediamo se mi va bene. Sì, poi questo che ho usato. Non l'ho proprio usato, penso. No, l'avevo usato. Sì, l'avevamo usato. Poi avevo tenuto la pellicola perché comunque. Tengo, nel senso, sì, infatti è messa male perché l'avevo messa io. E adesso qua sono bloccati qua, sì, però mi sa che non vanno più. Vabbè. Comunque, insomma, e questo l'avevamo usato poco perché comunque il giallo non è che mi piacesse molto. Abbiamo detto, vabbè, lo studiare deve regalare. Comunque un orologio è comunque un orologio, nel senso, poi, cioè, ci fossero quelli a carica che è, vabbè, insomma. Comunque, no, questo è relativamente nuovo perché, ripeto, questa l'avevo tolta, infatti l'ho messo su male io. L'avevo tolta, poi però insomma, non l'ho buttata, insomma, l'ho tenuta. E poi quell'altro, sempre stessa storia dal fotografo, è questo che anche per questo orologio sono impazzita. Infatti guardate com'è conciato, poverino. Mi spiace da morire. E si era anche rotto il passante qua, avevo messo un elastico. Anche questo di Rubini. Ripeto, sempre comprato dal fotografo. Vinto, insomma. Vinto, vabbè, semi vinto, insomma. E questo l'ho usato tantissimo, tantissimo. Infatti, ripeto, guardate qua. E comunque, insomma, vabbè, un po' grandino. Mi piaceva un sacco. Questo azzurro celeste. Poi, allora, questi sono di Avon. Ho solo due orologi di Avon perché comunque. Ma insomma, sì, Avon. E no, perché vabbè, ne ho un sacco di orologi, sinceramente non mi va di spendere altri soldi per. Anche se ce ne sono alcuni che mi piacciono sui cataloghi, tipo quello a doppio giro. Però uno è questo, appunto, che è bianco, semplicissimo, molto elegante, con i brillantina, non ci vedo. Sì, sono glitterini qua sopra. Anche dentro e questo vabbè lo uso per le occasioni speciali, insomma, nel senso, vabbè, però non tutti i giorni perché sennò non sarebbe così bianco. E poi sempre di Avon, credo, esatto, sempre di Avon questo viola. Questo bisogna, a parte che hai i cosini qua. Però insomma è cioè più portabile, penso magari un portagiorno. Anche se oddio, gli orologi piccoli mi piacicchiano, mi piacicchiano, non mi piacicchiano, perché insomma non è che. Non ci vedo, insomma, quindi. No, vabbè, non è vero che non ci vedo, però non lo so. Poi, vabbè, dopo sistemo. L'ultimo che vi fa per adesso, nel senso poi vabbè, sono tutti quelli appunto gioiello, tipo come vi ho fatto vedere questo. Poi c'era carinissimo questo con denti brillantini che è il primo di questo tipo che ho comprato, quindi. Però ne avevo uno, ne ho in giro uno simpaticissimo con il cinturino e nella cassa ci sono dentro i. È praticamente il muso mi sembra. No, ci sono gli occhietti. Allora, l'altro è questo, che è appunto di Crown Star. Questo me l'ha regalato il mio ragazzo alcuni anni fa a un San Valentino, un anniversario, non mi ricordo più. E che mi sono arrabbiata, stavo dicendo, no. Però gli ho detto, tu sei un fete, no, un fetente, hai fatto apposta perché sono sempre in ritardo e mi regali l'orologio. Eccolo qua, bellissimo questo. Anche un orologio gioiello, anche se non funziona non mi interessa, ma comunque. E così, tipo così, ne ho un altro, preso ovviamente sempre alle bancarelle, azzurro. E, con i pallini però chiusi, però la tipologia, cioè, il senso è comunque. È comunque quello. E questo, ripeto, anche se non funziona non mi interessa. Perché.
perché comunque è comunque un bracciale. E questo è quanto. Poi nulla, vi farò vedere magari in un altro video gli altri, che sono appunto gli orologi gioielli, ma quelli appunto fuffo. E no, vabbè. E niente. Per adesso quindi vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao!